finisce con un 3-0 secco a 17-16-14 parziali che non fanno discutere per niente. Mister Giovanni Rosichini, tutto semplice, ma soprattutto undicesima vittoria consecutiva, 33 punti su 33 da conquistare. Nessun commento ulteriore. Allora. Sì, direi che questa sera abbiamo fatto l'undicesima vittoria, ma direi che ci sono alcuni aspetti che dobbiamo considerare non in maniera positiva. Abbiamo battuto molto bene, per il resto secondo me siamo stati un po' distratti e non abbiamo avuto per tutta la partita quella mentalità che è giusto che abbiamo. È chiaro che la partita si è svolta in maniera abbastanza semplice, ma altrettanto chiaramente l'approccio non può essere così molle, per così dire. Beh, si fa per dire, insomma, comunque avete trovato un avversario sinceramente al di sotto delle aspettative, questo va detto, ed eravate senza Morelli. Sì, però i ragazzi che giocano o che sostituiscono Morelli sono di alto livello, per cui l'approccio secondo me di una squadra che vuole far bene in questo campionato, anche in queste partite che sulla carta, non sulla carta, che sul campo si dimostrano più semplici di quello che pensavamo, non dobbiamo renderle noi più difficili. La pignoleria di un allenatore come te, Giovanni, fa pensare soltanto bene. Naturalmente dopo 11 vittorie consecutive e 33 punti conquistati vai cercando il pelo, anche perché, e fai bene, avete una partita impegnativa ad Aversa nel prossimo turno. No, i ragazzi, io non posso che elogiarli perché fino adesso sono stati bravissimi, continuano a lavorare molto bene, si impegnano, per cui nulla da dire. Proprio perché sono ragazzi intelligenti, debbono capire che debbono curare, avere tutto, sempre un atteggiamento di un certo genere. Aversa? Aversa è una partita secondo me molto dura, molto difficile, sta facendo molto bene in questa fase del campionato, giochiamo in trasferta e cercheremo di fare del nostro meglio, perché è chiaro che ogni partita va giocata al massimo delle nostre possibilità.